Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste». Un caro saluto da parte di Don Enrico Dondero. Amate i vostri nemici, dice Gesù. All'interno del popolo ebraico tutti erano concordi nel ritenere che il nemico andasse sempre combattuto, così il pagano, lo straniero, l'invasore. Gesù invece richiama un principio caro alla Bibbia: ogni persona va accolta e rispettata. Dio fa sorgere il sole e piovere su tutti, senza alcuna distinzione né merito. Gesù dice: se amiamo le persone che ci amano, cosa si fa di speciale? Al discepolo è richiesta la perfezione del Padre che ama tutti senza limiti, che accoglie senza distinzioni. Certo, i nemici ci sono, lo dice Gesù stesso. Il mondo non è un paradiso. Il male serpeggia qua e là e tutti ne facciamo esperienza. Ciò nonostante, Gesù dice: amate i vostri nemici. Amate di amore oblativo, di chi vuole il bene dell'altro senza ritorno gratificante. E tutto ciò perché Dio non ha nemici, ma soltanto figli. E se io non amo l'altro, non mi rivelo figlio di un Dio che è padre di entrambi. Non significa dire che il male e il bene si equivalgono. Il male è male. Sto lontano dal male e dal peccato, ma amo il fratello che sbaglia. Lo sento in pericolo e perciò lo amo ancora di più. Amare chi è amabile rivela solo normalità. Amare il non amabile rivela la gratitudine dei figli di Dio, un amore di altra origine e consistenza. Un caro arrivederci.